sto creando un po' di sconcerto tra i miei fedeli della nuova scuola italica. Perché il mio rendere pubblico, il mio pensiero, che finora era accettato serenamente quando io ne parlavo nel segreto delle quattro mura della NSI, la nuova scuola italica, e non è più gradito quando entro a discuterne nella platea del vasto pubblico mondiale, aprendo proprio una contesa che sembra disperata. Lo appare quando io spiego tutte le ragioni che mi lasciano credere che il prossimo 14 settembre, che dista oramai 9 giorni, accadrà un miracolo e Dio farà entrare in quella gabbietta in cui si intrappolano le palline rotanti del Superenalotto i 6 numeri puntati da me. Ho spiegato le mie ragioni, adducendole sia nella lettura della Bibbia, sia nella lettura degli eventi che hanno riguardato la mia famiglia e tutto il resto. Io, a tutti voi, amici miei, io ho sempre detto che io mi considero personalmente il rosario. Rosario è ro, sa, er io, romano, di Salerno, romano io. La storia della mia famiglia mi rende il rosario, proprio come quella esaltazione della Santa Croce che patì mia nonna Russo, che fu violentata per mesi fino a essere resa incinta e presa con la forza. Dovette convertirsi all'amore di chi la voleva, mentre lei non lo voleva. Dovette convertirsi come quella conversione della Russia chiesta a Fatima per evitare il castigo di Dio. Se la figlia di questa violenza patita nasce, si chiama Rosa, e nasce il 14 settembre, esaltazione della croce, io lo vedo come un segno grandioso di questa grossa croce patita dalla Russo, fino al punto che il cielo si scomoda a che tutti preghino per la conversione della Russo, perché se questa Russo non si convertiva, io non sarei venuto al mondo. Era fondamentale. Ma Fatima, dei tre segreti, in ultima analisi indica che questi tre segreti sono proprio i tre enti divini presenti in ciascuno di noi. Ma mentre in voi tutti Dio scende e si trasforma nelle vostre anime, a cui regala la vostra personalità, nel mio personaggio, che figura proprio non esserci, perché è usato esclusivamente da Dio Padre per essere il mio personaggio. Romano non esiste. E quando questa R che non esiste, io la leggo in Genesi 38, in cui c'è il figlio di Giuda, Er, che è morto, ma deve dare l'eredità. Per cui la moglie, rimasta vedova di lui, si fa impalmare dal vero padre di Er. E io vi dico, guardate che il vero padre di Er è il padre che esiste in Er. R è il fantoccio che voi vedete, sono io. Io, questa immagine, questa faccia, questa barba, sono un burattino, sono un fantoccio, non esiste. E non attribuitemi grandiosità. No, io mi attribuisco nullità perché dico che il mio personaggio non esiste. Voi seguitate a credervi il vostro personaggio.
Voi avete questa presunzione di dare grandezza a voi stessi. Voi stessi siete solo anime di Dio, appartenete a un altro. Siete l'espressione infinita di un Dio dell'essere che assume infinite personalità, infinite anime e si concede a una miriade sconfinata di figli, e voi siete uno di questi figli. Io no, invece l'essenza che è venuta in me è proprio l'essenza del Padre. Se io, è questo che ho riconosciuto, e l'ho visto anche scritto nella Bibbia, la verità di me stesso, io la devo dire. Io non sono il burattino, io sono chi anima il burattino. Ed è scritto nella Bibbia, e ha usato questa persona per venire al mondo. Se io non raccontassi questa verità, io sarei un mentitore, perché mi approprierei di tutte le cose grandiose che io dico. Sarei chi presume di essere il più grande genio della storia, perché le cose che io dico non sono mai state capite dai fisici, dai filosofi, da nessuno, per quanto geniali fossero. Io sarei il genio più grande, talmente lontano ancora dalla possibilità di essere capito, che anche se io parlo, non sono nemmeno lontanamente capito nella novità stessa che io porto. Ecco, una cosa così grandiosa, io non la arrogo a me stesso, al mio personaggio, e può essere solo di Dio. Nessuno può essere così grande, nessuno può essere così geniale, se Dio stesso non decide di essere quel personaggio. Per cui, amici miei, se io ho bisogno che questa verifica sia fatta per convincere anche voi, io voglio che questo tentativo, chiamatelo drammatico, chiamatelo estremo, per essere finalmente creduto per quello che io sono veramente e non per il fantoccio che vedete davanti, che voi vi ostinate a credere una persona che esiste per conto suo, dandomi importanza, quella importanza che io non ho. Io non sono nessuno. Io nella Bibbia figuro veramente come quell'Er morto, sposo di Tamar, che doveva avere un erede e fu sostituito dal padre vero. Io sono quell'R che non esiste, sono sostituito dal Padre vero. Questa è la mia verità. E se sono Rosario e non contraddico Gesù con il suo affermare non pregate dicendo tante parole, mentre invece il Rosario, così come è inteso oggi, sono tante parole. Non è questo il segreto del Rosario. È stato capito così. Ma il vero segreto del Rosario è Dio in me. Sono io, Rosario, che sono l'animatore di questo burattino che state vedendo. Io sono il Rosario da ripetere sempre. Sono queste verità che sto esprimendo attraverso questo filosofo, le verità che dovrete ripetere sempre. E sono quelle che proprio il 14 settembre Papa Wojtyła voleva che si ripetessero. E non ci è riuscito. Perché? Perché la Chiesa, andandogli contro, ha impedito l'ascolto all'unico filosofo, il sottoscritto, che per volere di Dio gli avesse risposto. Nessuno è stato capace di osservare le ragioni in se stesse. Ma voi che mi seguite sapete che le ragioni in se stesse sono grandiose. Io come persona non posso alterare minimamente le mie ragioni, anche se mi sputtano come persona. Le mie ragioni sono ferree, sono dimostrate forti per conto loro, non hanno bisogno del burattino. Ma poiché voi tutti, non siete capaci di considerare mai le cose dette, se non prima avete fiducia in chi le dice, e allora io ho la necessità divina di essere riconosciuto per quello che sono, perché altrimenti da questa cosa qui non se ne esce. Voi mi conoscete da tanto tempo oramai, sapete che dico cose fortissime in se stesse, e poi vi arrabbiate quando io, in apparenza, rendo sgradevole questa mia faccia, perché faccio un discorso di filosofia e ci tiro in mezzo Gesù Cristo, spiego la molecola e ci metto in mezzo le ragioni trascendenti di una divinità,
E voi a un certo punto dite, ma perché tu con queste considerazioni ci metti in mezzo questo? Appena ti sentono parlare, immediatamente dicono tutti, ma chi è questo qui? E immediatamente non ti ascoltano più. Tu vuoi essere ascoltato o no? Io non voglio essere ascoltato. Io voglio esprimere con chiarezza le ragioni. Non mi interessa cosa pensiate di me. Fallisco, non fallisco, sono un imbecille, sono giudicato un cretino. Non mi interessa. A me interessano le ragioni. È ora di smettere di parlare di chi parla. Bisogna stare attenti alla parola, alle ragioni scritte o pronunciate. Se quelle di Gesù Cristo furono riferite da altri, ora avete le ragioni espresse direttamente dal Padre con la voce di un burattino. Come ha detto di recente Madre Teresa, io sono la matita nelle mani di Dio, io sono la voce di Dio. E ci sono tutti gli indizi che lo dimostrano. Quindi non parlo a vanvera, parlo avendone tutte le riprove. I miei 200 requisiti fondamentali per essere divino, io li ho controllati e ce li ho tutti, ma non perché io sono grandioso. È perché Dio ha voluto creare un personaggio straordinario. È un personaggio, anche voi siete un personaggio. Un personaggio è uguale a un altro personaggio. Il titolo di merito che ha è semplicemente un'attribuzione gratuita. Perché è stato concesso a me e non a voi? Perché in una prima rappresentazione doveva essere dato a qualcuno. È stato dato a me. Ma ci saranno infinite repliche. E voi potrete essere me. Quando, avendo deciso in questa vita qual è il vostro gusto che eleggete, qual è il Dio che eleggete come chi deve essere Dio operativo, il vostro personale Dio operativo, allora opererà e sarete chi vorrete essere. Sarete me. Questa ingiustizia che in questo tempo sembrerebbe fatta, non è più fatta. Io ho solo il compito pesante come personaggio di dovermi sorbire la condivisione di questo personaggio che vi assicuro mi dà molti disturbi perché non è che ho gradito tutte le volte che io ho dovuto digiunare, non è che tutte le cose difficili che ho fatto sono state facili. Io ho patito, io sto patendo questo personaggio e voi no, voi lo avrete come un personaggio di puro divertimento, di puro gradimento. Vedete, chi sta affrontando la parte più scomoda sono io. Quindi, amici miei, abbiate pazienza. Solo un poco, bastano ancora 9 giorni, poi vedremo in che modo Dio avrà voluto esaltare la sua croce in me. O attraverso l'ennesima mortificazione, esaltando nel giorno di esaltazione della croce la sua santa croce, assunta in me, dandomi ancora una croce in più, oppure, visto che la croce è anche resurrezione, se è arrivata la volta buona della resurrezione. Staremo a vedere. Io credo che sia la volta buona della resurrezione, perché a Dio preme il rosario, che questo rosario finalmente diventi il vero rosario, ossia le verità che bisogna tenere conto. Quelle nuove, quelle portate direttamente dal Padre, perché quelle del Figlio non sono state sufficientemente capite. Dovete arrivare a capire quelle nuove portate da me, che sono le stesse di Gesù Cristo, ma spiegate in modo ragionevole, in modo da togliere a Dio ogni possibile attribuzione di colpa. Amici come prima?